prima cala. Una volta che abbiamo pasturato si è agganciato subito un pesce. Non è la preda a cui ambiamo, pesce piccolo. Però è segno buono, segno che i pesci si sono messi in movimento. Vabbè, c'è una tenuta, un fraiotto. No, è un'oratella. Un'oratella, prima cala. Per la prima cala, diciamo, può andare bene. Pesce. La giornata sembra che prometta bene, con le prime cale d'albore, il scandaglio ce le marca. È un altro pesciotto piccolo. Oratella, tiriamo su di peso, tanto è una taglia piccola. Speriamo che ora arrivino quelle voglio io. Vedete come è presa, si utilizza gli ami del 5180, che è il miglior prodotto per pescare questi pesci con placche, ossa in bocca un po' da tutte le parti, quindi difficili da allamare. Quattro fixe, 4,20 m, sta lavorando veramente bene e questo è un pesce di quelli veri. Mulinello stiamo pescando con l'Artica 7000, veramente un gioiello di tecnologia. Mulinello che imbobina benissimo, una bella potenza nel recupero, dovuta ai suoi 8 cuscinetti a sfera. Mulinello da alte prestazioni. Giuliano, questo è un pesce, è di quelli che volevamo. Come le chiamiamo noi questi? Banani o boteri, a secondo dei punti di vista. Questa pesca lì ci vuole un'attrezzatura perfetta, non si può sbagliare. Sono pesci che mangiano male, veramente male, danno delle tocche impercettibili, malgrado siano pesci di 4-5 kg, danno delle tocche sulla sardina veramente impercettibili. E l'attrezzatura deve essere altrettanto valida per poterli lavorare nel miglior modo possibile, visto che si usa dei fili che vanno dallo 0,28 al massimo dello 0,37. Fulviano, magari il guadino, capisco che c'è un discorso di invidia con un pesce così attaccato. Guardate, c'è il rischio di farti male con le spine. E bisogna stare attenti anche alla bocca. Guardate la bellezza di questo animale. Cioè,
per me è la creatura più bella che c'è al mondo. Cioè, l'orata per me ha un fascino particolare. Ora la slamiamo con cura. Mettiamo la prima orata, diciamo, che si può chiamare orata. La mettiamo dentro nel ghiaccio. Proseguiamo per vedere se si prende quella ancora più grossa, perché ce ne sono ancora più grosse. Cioè, come recupera fluido l'Artica 7000, un inello veramente da delle prestazioni eccellenti. La trazione del pesce in corrente recupera veramente, guardate, con due dita, un inello che si gira veramente perfettamente. Come on.